Sol sol amici, bentornati nel mio canale, io sono Adanai e oggi torniamo insieme alla Parency Legacy Challenge. Eccoci qua nella casetta di Bri, che è rimasta più o meno tale quale la prima. Solo che stavolta non è colpa delle registrazioni, non è colpa dell'audio, è colpa mia. Che l'altro giorno, con l'idea di mandarla sola a raccogliere delle cose, praticamente non ho resistito e sono andata un pochino tanto molto avanti, al punto che manca solo un giorno ai bebè per diventare bambini, quindi praticamente voi la loro fase da bebè non l'avete nemmeno vista. Ora, oddio, non è che ci fosse chissà cosa da dire, a semplicemente curarsi, è dedicata lei solamente al giardino, ai bambini, e ai bambini neanche poi tanto perché avevo veramente bisogno di fare soldi. Infatti si vede, c'è l'immaginazione, lui è livello 4, comunicazione livello 2, 3 movimento, 2 pensiero, 2 vasino, quindi non è che abbiamo raggiunto questi grandi risultati. Lei più o meno uguale, è messa allo stesso modo, per l'appunto vedo che gli a lei no, le sta bene, invece lui deve andare in bagno e bisogna essere lavato. Qua c'è il nostro orticello che è cresciuto, abbiamo la pianta mocca che vedo che qui alla torta, mi piacerebbe che qualcuno venisse a papparsela. E se non invitiamo nell'otto attuale qualche cocomero, no, Kyle, scusate, ogni volta che lo vedo mi viene lei, che è stata maleducatissima, potrebbe essere una vittima sacrificale, invitiamola a casa. E in tutto ciò Bri, eccola qua, che guarda i bambini. E sarebbe anche il caso di insegnare a Tristan a usare il vasino. Tu nel frattempo, visto che con il livello immaginazione sei messa piuttosto bene, potresti giocare con un giocattolo. Gioca col signor Orso Blu, anzi la signora mia golosità. Dai Bri, vediamo di far arrivare il piccolo a livello 3 di vasino. Almeno a livello 3. A lei tra l'altro ha sonno e le manca il divertimento, mi sembra ottima sta cosa. Questo lavandino è lezzo, oh mio Dio. Il piccolo ha bisogno di un bagno. Ok, l'animazione più lenta del mondo. Tesoro, vuoi andare? No, se hai fame, guarda, ci lava i piatti. Vogliamo appianare allora le nostre divergenze? Ecco. Grazie. Perché non vai a mangiare quella bella torta? Dai, dove vai? Vai dalla pianta mucca? No, dai, vai dalla pianta mucca, ci viene a pulire il pavimento. No, vai dalla pianta mucca, dalla nostra amica. Dai, guarda che questa bella torta. Io intanto qua do l'ordine a Bri di riparare il lavandino e di lavare il piccolo Tristan. Lei sta giocando. Teoricamente dovrebbe aumentare l'immaginazione, perfetto. Anche se arriviamo a livello 5 comunque. Gli altri non li faremo salire perché non abbiamo il tempo. Dai, ma invece di quel di asciugarmi qua, perché non vai a mangiare? Le mucche fanno mu, ma una fa mu. Dai, magnatela. Io vi giuro, non posso perché è la Legacy, ma se non era la Legacy, io lei la selezionavo a forza e gliela facevo mangiare. Se io faccio un gruppo, posso andare con lui? No. Però posso andare qui insieme, vediamo se casca nella trappola. Cosa piangi, piccolino? La mamma arriva, giuro. E comunque questo vasino è ancora a livello 1. Sì, ora la mamma arriva appena sistema il casino che ha fatto Katie. Anche lei è triste perché? Per i giocattoli, non sei un giocattolo? Sì, che qualcuno mi troverebbe qualcos'altro da fare. Questi giocattoli mi rendono triste. Benissimo, fa piacere. Vabbè. Impila.
Puoi farglielo dopo il bagno, vabbè, ormai fallo e basta. Lei è ordinata, ci sta pulendo tutto, la invito più spesso allora. La invito più spesso allora, così almeno magari mi fa tutti i lavori di casa, non è male, è una cameriera gratis. Cioè, guardala, no, scusami. Abbi pazienza, ci ha buttato il sudicio per terra. Ma che cavolo? No, vabbè, guardiamo il piccolino che ora dobbiamo organizzargli anche una festicciola di compleanno, però domani quando manca 0 giorni. Amore! Ora profumi, sei bello lindo. Mamma, fa qua. Vediamo se andiamo. Dai, mangiati la torta, dai, mangiati la torta. Mannaggia, non me la va a mangiare la torta. Allora a questo punto vado a nutrirla io perché non vorrei mi morisse di fame. Cos'è qui? Cattivo esempio con il vasino. Per aver dato lezioni non è. No, non lì, nella. Oh, uff. Che cavolo è successo? È andata fuori per caso? Per l'ambiente sporco. Aia, per aver riparato. Aia, dita schiacciate. Piccola, mi dispiace. Poi è sonno. Ah, incidente sul vasino. Beh, Tristan ha combinato un piccolo pasticcio mentre usava il vasino ed è piuttosto turbato per l'accaduto. Ma no, piccino, succede, dai. Dai, no, tesoro, capita, può capitare. Parla dei paladini. Lei deve anche andare a letto. Dai, vai a dare da mangiare alla pianta mucca. No, c'è Kyle, ragazzi. Ah, a proposito, la bambina l'ha conosciuto. No, che cosa fai? Entri. Ora lo mando via. No, Kyle, non puoi. Recita una poesia d'amore. Che tristezza. Poi non mi abbia andato a lui proprio dalla pianta mucca, ecco, non vorrei. Accarezza e gioca con. Non so che ti manca il divertimento, ma non posso neanche. No, devo mandarla a dormire, sono le 3, le 4. Diamo magari un. Segniamo a dire per favore grazie. Poi dobbiamo ritirare il bucato. Vabbè, puoi andartene, se non vai dalla pianta mucca puoi anche andare via. Sciogliamo il gruppo magari. Insegniamo anche a lei. Ah, ma ci sta già andando da sola, brava. Ok, ragazzi, io la mando a dormire. E ci vediamo domani mattina, direi. Cioè, domattina, appena si sveglia. Però, intanto, che carina. Mentre insegna a Tristan l'educazione. Ok, ragazzi, ci ha chiamato Candy per uscire con lei. Questa sera a cena al ristorante The Shirking Llama Dinner. Oddio, Bri mi muore di sonno, però mi sarebbe piaciuto mandarla un po' con lei. Sono un po' indecisa. No, vediamo se ci andiamo. Dom andiamoci domani che facciamo passare l'età anche piccoli, dai. Lei ancora, vedete, dorme. E i bambini sono qui che parlano e mangiano. Tra l'altro, lei con le abilità com'è messa? Perché devo massimizzarne il più possibile. 5 cucina, non è male, quindi andiamo avanti con quello. 7 genitorialità, 7 giardinaggio. Giardinaggio credo che lo aumenteremo sicuramente. 3 pesca, 5 scrittura. Scrittura. Io mi punterei molto su scrittura, ovviamente giardinaggio, genitorialità, cucina e vediamo se riusciamo a fare anche. Anche carisma non sarebbe messa male. Vediamo se riusciamo anche a fare la pesca. Ok, aspettiamo che si svegli. Allora, l'ho fatta alzare, anche se è notte, però almeno fa qualcosa. Ora sta parlando con la piccolina, te la caverai. Raccontano una storia buffa, dai. Bellissimo, amore mio, che faccino! No, questo broncino lo devo fotografare. Per forza, peccato che mi sparisce
Mi va in pandan con il... Amore! Che broncino adorabile! Anche tu però mangia, tesoro, parla con la tua bimbe, la tua piccola. Però mangia. Poi genitorialità. Insegniamo a dire scusa. Dai. Appena hanno mangiato, io ripeto, mi concentrerei molto sulla congenitorialità. Poi la mettiamo a dormire. Hai mangiato, Bri? Dai, su, basta. Vai oltre. Ok, insegniamole il controllo emotivo a lei. Anzi, la risoluzione dei conflitti. Così aumenta. Io vado un po' veloce perché sennò, ragazzi, è noioso guardare a velocità normale tutta questa interazione. Insomma, parlane e basta. Oh, come? Cioè, vi giuro, io ogni volta che vedo il suo nome, vedo questo Simo, mi viene una tristezza. L'avrei visto tanto bene come coppia, lui sarebbe sicuramente stato un padre meraviglioso, io sono sicura. L'ho capito che ti scappa, Bri, però leggile, dai. Oh, con questa luce una, ma cavolo fa a dormire, me lo deve spiegare. C'era una volta in un castello lontano una principessa. Buonanotte. È stato rapido, rimbocchiamo le coperte, dai. Anche a lei, tutte e due, i nostri cuccioli. Poi ti mando in bagno, puliscimi questo che fa schifo. Poi lo so che ti manca il divertimento, ma invece di divertirti io ti mando a scrivere, mi dispiace. Poi domani ci dobbiamo assolutamente... Facciamo un racconto. Poi dobbiamo, dicevo, domani dobbiamo assolutamente pensare anche al giardino, perché oggi non l'abbiamo. Cioè domani. Sì, sono le due, quindi domani va bene. Ok, che mi sembrava ci fosse un sacco di luce fuori. Ma c'è un sacco di luce fuori. Per essere le due. Vabbè. C'è una notte molto luminosa, evidentemente c'è una bella luna piena. Lei, poverina, lei è stanchissima e distrutta, non ha una bella vita serena, facile. Tutto per lei è di più difficile. Il lavoro di madre, il lavoro di scrivere libri. Il balletto inverso e altre storie. Due anime. Un amore maledetto. Supera anche i confini della morte. Bri Cavendish. Vai. Mi aumentasse il divertimento a scrivere. Io quando scrivo mi diverto. Ma nel mondo di The Sims invece, evidentemente, no. Dai tesoro, scriviamo un bel capolavoro, vediamo se ci frutta qualche soldo. Allora, questo te lo butto io perché sono buona e mi sembri già abbastanza sfortunata. Già, potevo buttarlo qui e guadagnavamo dei soldi, che bischera che sono stata. Finirlo mi sa che non ce la facciamo, perché gli manca ancora un po'. Vediamo, proviamo, dai, io la mando a diritto finché non finisce, o finché non crolla. Tra l'altro, cos'è questo? Attimo di tregua, per aver imboccato le coperte a un bebè. Ah, il piccolo è a letto, il mondo diventa sereno. Bastasse quello. Poi guarda, ti giochi una partita, vai. Sport incredibili. E si è fatta mattina e lei muore di sonno. E oggi è anche il compleanno dei piccolini, quindi gioco un po', vai a dormire, ti curi il giardino e festeggiamo il compleanno, eh? E volevo organizzare una festicciola a casa. Ho finito, bravissima. Gioco una partita. Sport incredibile così ti ripigli. No, non ce la fai? Ok. E allora, intanto pubblichiamoci il libro. Vendi a un editore, meglio. Due anime. Cavolo, no, dobbiamo curare il giardino.
Se chiamo un servizio di giardinaggio. Vabbè, ragazzi, dai. Usiamo questi soldi per farla dormire. Piccolini, dovete arrangiarvi da soli. Devo mandare vostra mamma a letto. E io mi occupo dei piccoli. Lui ha sonno perché ha una fame terribile. Aprire subito prima che ce lo portino via. Dai, visto le fagioli, eccellente. Prendi una porzione. Tu pure. Dai, Tristan. Cammina furente verso la tua porzione di würstel e fagioli. Arriverà lunedì? No, a me mi serviva. Ah, sì, ok, oggi è lunedì. A posto. Dove vai a mangiare, amore? Nel lettino? Va bene, basta che mangi. Poi lei sta mangiando. Ah, queste abilità. Comunicazione non ce la faremo mai. Usa il vasino e impiliamo. Chi è che chiama Bri? Non ho fatto un tempo. Sì. Ah, lei. No, Candy, vieni dopo a casa mia. Che lei. Vedete anche voi che non mi sembra il caso di mandarla tanto a giro. Tu, quando hai fatto, gioco un po' qua, dai. Anzi, potrebbe giocarci lei qua e farmi l'immaginazione. Ciompi il mostrino. E tu impili. Ok, rapporto sui libri d'autore. Simone Leon dal Piccolo Principe, Pirati della Giungla 24, Poemi più dolci degli alberi 10, Battute di palindrome 154, non male, Due anime 111. Però solamente 663 Simone Leon di bollette. La mia gioia, ragazzi, una gioia, una vera gioia. Ciao, a dormire un altro po', però. Ragazzi, ho un sacco di cose da vendere. Ti è morta! No! Devo assolutamente riaverla. Ci sono rimasta malissimo. Piccola, no! Cioè, ora vendo sta roba e mi occupo solamente di quelle care, eh. Tipo le margherite, sta roba, vabbè, ma ciao. Ciao, ne seguo il consiglio di Valuccia Sims e pianto tutte queste altre che valgano di più. Ah, ero stata anche in città e gli ho fatto prendere un poster, 200, dai, non male. Questo 120. No, questo ci si tiene. Dai, divertiti un po'. Poi, visto che ti sei svegliata, invitiamo qui Candy ed Alana, le nostre amiche. Niente feste di compleanno perché. No, ci mancava il computer rotto, ragazzi. Pure a farlo riparare non vorrei fuori se fulminata, veramente. No, sostituiamolo, non mi fido per di quella roba elettronica. Invitiamo a stare insieme. Ecco, vai, occo, parla col semestraneo. Intrattienila te. Lei sta dormendo, lasciamola dormire. Parla anche con lei. Tu, amore, riprendi. Stai facendo, sì. Com'è rimasta? Scusa, dov'è finito? Dove hai lanciato la saliera? La saliera, insomma, quel che era, non lo so. Dai, piccolini si diventa grandi. Ora appena ho messo da parte un po' di soldi, rifaccio la casa. Ma io sono rimasta male, mi è morta lei, la pianta mucca, cioè, uffa. Proverò ad andarla a ripescare, che l'avevo trovato alla radura silvestre pescando. Ferma, 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 ferma. Mettimela qui. Aggiungi le candeline.
e poi facciamo passare l'età. Ok, ragazzi, ci siamo. Aiuto a soffrire sulle candeline. Tristan. Tristan, basta parlottare. Tra poco potrei parlare in maniera che tutti possano comprenderti. Ci siamo, ragazzi. Amore. Pronta a rimettere le candeline. È cresciuto male, secondo me, nel senso che è vestito malissimo. Senza soffiare sulle candeline, Amelie. Vediamolo intanto. Ma che sei malato per caso? Ah, no. Ma basta con sto vasino, ormai sei grande. Userai il bagno. Io come erede penso che sceglierò lei. Perché preferisco, ammetto, le femmine. Vediamola. Dai, carina! Lui mi sa che somiglia a Kyle. Ora gli faccio il restyling e poi ve li mostro. Intanto mangiamoci tutti una bella fetta di torta, visto che non è una festa chissà quanto interessante, poi magari parla dei sogni, chiacchiera un po' con loro, con le tue amiche. Dov'è andata Bri? Bri, dove sei? Beh, vieni in casa. E poi ovviamente abbracciamo i nostri piccolini. Dai una lezione preziosa. Entusiasmati per il pasto. Complimento sincero. Parla de loro li vedo uniti comunque, anche perché vabbè sono pure. Fai una faccia buffa, dai. Sono pure gemelli, quindi insomma c'è un legame anche un po' speciale, tra virgolette, no? Teoricamente più stretto di quello che c'è tra due fratelli. Io poi sono figlia unica, quindi di questi legami non ne so niente. Però diciamo che per quello che ho sempre sentito dire, dovrebbe essere così. Bravo, l'abilità sociale è 2. Racconta la barzelletta sul formaggio dei Nachos. Glorifica i vantaggi del vegetariano. Già, vediamo che anche i tratti mi sono cresciuti. Vegetariano lui. E lei ordinata. Benissimo, ora dovremo stare attenti anche a cosa mangiare. Discutere i sapori del cibo. Ok, ragazzi, direi che io gli faccio un makeover, sistemo la cameretta. E poi ci rivediamo insieme. Allora, questa è la cameretta dei bimbi. Come potete vedere è molto spoglia, ma purtroppo i soldi sono quelli che sono, quindi niente, bisogna un po' arrangiarsi con quello che abbiamo. Ho solamente venduto le cose da bebè, ho aggiunto questo pupazzo e due lettini singoli. Il regalo di compleanno da parte di Bri per i bimbi è questo. È questa cosa per arrampicarsi. E ora passiamo ai bimbi. Lui è Tristan, che vi giuro è uguale a Kyle. Uguale, è la sua fotocopia, gli ha staccato la faccia. Fatti vedere, magari. Aspetta, mi metto più davanti. Eccolo qua. È Kyle, ha gli stessi occhi di Kyle, identico. Mentre lei, che è anche la nostra erede, fermati, 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 non camminarmi più. Eccola qua, lei. È la piccola Amelie, che è veramente carina. Le assomiglia più a mamma, secondo me. Entrambe sono mori, ma quello era ovvio, i genitori sono mori, tutti e due. Quindi direi che possiamo finire di divertirsi con le nostre amiche. Stringi, che stringi? No, 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 non stringiamo nessuno, raccontiamo una storia buffa, divertiamoci in questa maniera, su. O potremmo ballare un attimo, magari. Balla. Lui gli interessa poco ballare, lei ha sonno, vabbè. Lui che potrebbe fare? Potrebbe venire fuori a giocare un po'. Allora, è mattina, qui c'è un mezzo disastro, stanno tutti male. No, uova strapazzate in pancetta, no, tuo figlio è vegetariano. Ci mancava. Toast francese.
adatta a vegetariani. Vai, facciamo un toast francese. Lei è sporchissima, affamissima, deve andare in bagno. Vai, usa e fai una doccia. Tu fai così, gioco un po' con lui. Dai, gioca e parla, rincuora. Gli fa marla, no, poverino. Sono le 8, devono anche andare a scuola, cavolo. Ah no, a parte no, perché sono appena diventati bimbi, quindi ancora la scuola ce la scansiamo. Tu ti puoi cambiare d'abito dopo, che non ho più voglia di vederti così. Vestiti così, dai. Allora, lei fa colazione. Lui parla col drago. Bravo Tristan. Chi ti chiama? Ah, Kyle. Ok, Kyle, usiamo di nuovo la fantasia, ragazzi. Momento fantasy. Kyle lo ha chiamato. Gli dice solo auguri, lui ovviamente non sa chi sia, quindi fa: ma chi sei? No, non preoccuparti, piccolino. Sappi solo che sono una persona che ti vuole bene e ti faccio tanti auguri di buon compleanno. E Tristan è un po' confuso. Però vabbè, in qualche modo quella voce però lo rassicura, non lo intimorisce. Eccoci. Direi che possiamo metterli nella cesta. No, è piena, perfetto, quindi dobbiamo anche fare il bucato. No, c'è la mia canzone preferita. Alziamolo, il volume a tutto fuoco. Massimo. Io capisco che ascolti la musica, però cucina anche, amore. Che non abbiamo tutto questo tempo infinito. Già che mi hai perso tempo a dormire. Comunque gli ho fatto vendere della roba, come l'ho fatto vendere anche la roba dell'orto, e come vedete, insomma, le cose stanno andando discretamente. Solo che non vedo l'ora di avere un po' di soldi per poterle ingrandire. Ma lei dorme sempre, sonno ancora. Ma non sei andata in bagno? Ma dopo vai in bagno. Intanto mangia. Amore, mangia. Ma lei perché voleva andare fissa? Sta andando in bagno. È rimasta l'icona del dormi. Allora, nel frattempo che sei qui, Bri, chiacchiera un po' col... Vantati di essere campionessa di Kerry. Sì, perché l'ho mandata al Festival delle Spezie a raccogliere qualche cosa. E ha vinto la sprona a giocare all'aria aperta. Anzi, sprona a fare i compiti. Non c'è la carne, amore. Ah, devono andare a scuola. Ecco, sto chiamando anche. Cavolo, fermi, fermi, fermi tutti. Allora, fermi tutti. Per lei c'era un pranzo al sacco che avevo preso da... Vieni, tieni, amore. Così mangi a scuola, puoi andare a scuola. Me la fai resettare, che almeno... Dai, vai a scuola. Tu, tesoro, pure, vai a scuola. Pensavo che non andassero col fatto che erano appena cresciuti d'età, ma evidentemente mi sono sbagliata. No, 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 ora arriva. Questo è frigo, perché qui non bisogna sprecare niente. Dai, basta ascoltare la musica. Sai cosa fai, tesoro? Un attimo di relax, anzi no, fai il bucato, poi in un attimo di relax e ti studi un attimo la genitorialità, così vediamo se raggiungiamo il 10 almeno di quello. Frughiamo sempre l'età. 258 simoleone ha trovato. Ragazzi, incredibile. Ah no, rapporto sui diritti d'autore, appunto. Sembrava un po' troppo. 4 simoleone spidocchi. Vabbè. E facciamo il bucato nella tinozza, chiaramente, perché noi non abbiamo altri mezzi. Non è ricca. Ricordiamocelo che lei non è assolutamente ricca. Ah, nei suoi sogni cosa c'era? Fai volontariato, ok. Potremmo farlo, volontariato, magari weekend, che i bimbi sono a casa da scuola, oppure andarci quando rientrano. Dai, se arrivasse a 10.000 rifare la casa. Cioè, cercherei di ingrandirlo un attimo. Casella dimenticata, un'altra prova standardizzata. Quando Tristan ha quasi finito, si accorge di aver dimenticato una casella poco dopo l'inizio. Tutte le risposte che ha scritto sono inalterabili. Inizia a informare l'insegnante, ma capisce che dovrà ripetere l'esame. Tanto è solo una prova standardizzata, non ha fatto
fatto e non è effetto sul suo voto. Confessa l'errore o lo consegna? No, lo consegna. Non ho fatto un tempo al finire di leggere. Vabbè. Quando Amélie prende il suo pranzo dallo zaino, si accorge che contiene qualcosa di rosso. È un biglietto a forma di cuore con su scritte le parole: Sei carina. Amélie, ai gens l'ammiratori. Lei pensa che potrebbe essere stato scritto dal bambino nuovo, che sembra fissarla in continuazione. Deve chiedere direttamente a lui o aspettare per vedere cosa succede? Aspetta, io direi che le aspetto, non la vedo così diretta, Amélie. Allora, intanto Tristan completa le ultime domande in modo corretto e decide di sperare per il meglio. La scuola ama vantarsi dei voti delle prove, ma quanto può contare una singola prova? Sfortunatamente l'insegnante ritiene che conti molto. Per assicurarsi che Tristan si metta in pari, assegna del lavoro extra per il mese seguente. Bene, grazie. Amélie decide di aspettare di vedere se qualcuno si fa avanti. Prevedibilmente a pranzo alcuni suoi amici ridono e le fanno dei cenni con la mano. Ehi, dolcezza, la provocano di loro. L'hanno presa in giro, bastardi. Amélie accartoccia il biglietto e lo lancia agli amici, ridendo della battuta. Un giorno diventerà una realtà, ma lei è sollevata che non sia proprio quel giorno. Chi chiama? Ah, benissimo, tutte domande. Come butta in corridoio? Tristan si è ammalato e ha vomitato nel corridoio davanti ad altri studenti. Adesso è in infermeria. Sottoponetelo a una visita approfondita, fate in modo che non venga preso in giro. Beh, io direi che lei si preoccupa più della sua salute, quindi visita approfondita. E aumentiamo la responsabilità e diminuisce il controllo emotivo. Però, d'altronde, qualche cosa dovevamo rimetterci, no? Facciamo accoppiare anche le rane, anche se non valgono veramente una ceppa di faggio. Qui abbiamo anche ancora degli innesti, eppure l'avevo. Eppure l'avevo detto di innestarla. Innesta. Ok, ragazzi, direi che per oggi possiamo concludere qui la puntata. Noi ci vediamo la prossima volta con la sfida della Parency Legacy Challenge. Sperando di non morire di fame, di andare avanti per il meglio, e chissà che non raggiungiamo pure 10.000 per rifare la casa. Io vi mando un grosso bacio, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e un commento. Vi invito anche, come al solito ormai, a iscrivervi al canale per essere aggiornati. Vi consiglio di seguire anche altri youtuber che conoscerete sicuramente perché sono molto più famosi di me, giustamente, a merito. Come Valuccia Sims, Chiara Channel, Dream Like Moon, che è molto brava, c'ha un gameplay su The Sims Medieval che è veramente bellissimo. E The Sims Medieval secondo me è un gioco un po' poco valorizzato, ma in realtà è un bellissimo gioco. Quindi ve la consiglio assolutamente. E anche Lil Grey Simmer, insomma, sono tutte molto più conosciute di me. Però, tanto come al solito, tante volte uno di voi, no, qualcuno stranamente non le conoscesse. Consiglio assolutamente di andare a guardare perché sono veramente molto brave tutte quante. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo la prossima volta con un'altra puntata insieme a Bri. Zuzu!